questa iniziativa legislativa colma un voto importante, tende a introdurre nella scuola dell'obbligo l'educazione ambientale, cioè l'educazione alla tutela della più grande infrastruttura di cui la nazione dispone, che è proprio l'ambiente, il paesaggio, la stratificazione storico-culturale. L'ambiente e la sua difesa è una precondizione della politica, non è un'opzione ideologica. Per questo, attraverso l'insegnamento nelle scuole, rompiamo anche, cerchiamo di rompere anche un'egemonia ideologica che certamente ha caratterizzato questi ultimi anni di vita italiana. Siamo convinti che una formazione che parte fin dalla scuola dell'obbligo possa contribuire a creare un senso civico, e di fatto questa DDL non fa altro che reintrodurre, con una specificità legata appunto alla tutela paesaggistica ambientale, l'educazione civica nelle scuole, nel segno e nella direzione di marcia che vogliamo dare alla nuova scuola italiana, che attraverso l'azione del governo vogliamo contribuire a costruire come parlamentari, e se è giusto anche sottolinearlo, come Popolo della Libertà, con la nostra identità culturale e politica.